Hait Ben Haddou è nata come città fortificata Oxar, lungo la rotta carovaniera tra il deserto del Sahara e l'attuale città di Marrakech, che dista sui 182 km, circa 3 ore e un quarto di macchina. Allora, la sfida della giornata è trovare la casba. Giusto? Suggerimenti? Da quella parte. Andiamo a provare, chiediamo. Dai, i turisti ci sono anche qua, andiamo a vedere. Ci siamo tutti, no? Sì? No. Manca la Gaia? Dov'è la Gaia? È sparita. Hait Ben Haddou si trova sul fianco di una collina lungo il fiume Ouarzazate. Ksar è considerato un ottimo esempio di architettura marocchina in terracotta ed è protetta dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità dal 1987. Questo è il tipico concetto di lavoro, appunto, hai visto? Fatta la maniera. Fatta la maniera, i collegamenti mi sembrano corretti. Tutto questo è l'entrata della sicurezza. Sì, sì, assolutamente. L'importanza strategica del sito era dovuta alla sua posizione nella valle di Ounila, lungo una delle principali rotte commerciali transahariane. Infatti uno dei passi più importanti della regione è raggiungibile tramite questo percorso, che era uno dei pochi attraverso la catena montuosa dell'Atlante. Oggi l'Oxar è abitato solo da poche famiglie. Lo spopolamento nel corso del tempo è il risultato della perdita di importanza strategica della valle nel XX secolo. Pensa qua, quando piove è tutto un bel ruscellino. La maggior parte degli abitanti locali ora vive in abitazioni moderne nel villaggio sull'altra sponda del fiume e la loro economia è basata sull'agricoltura e soprattutto sul commercio legato al turismo. No, evidentemente allora non è l'entrata. Dobbiamo arrivare sì lassù. Sei pronto? Tanto pronto. Mamma mia, neanche i Boy Scout sono così pronti. L'Oxar si trova sulle pendici di una collina vicino al fiume Ounila. Gli edifici del villaggio sono raggruppati all'interno di una cinta muraria difensiva che comprende torri angolari e una porta. Sì, non ci ho aspettato. Allora mi prende la guida, va, fai la lezione, non mi aspetti. Non ti vergogni un attimo? No, no, ma recuperiamo. Attenzione, mi prende il tappeto? Shopping di tappeto? Forse. Forse. Che c'è? Ci fai uscire della porta? Sono tu, certo? Ma non ce l'avevo io la telecamera. Scusa, di fare. No, in Italia non c'è niente. Ma ti vuoi sempre qualcosa? Spacchetti. Il prezzo. Ok, quello ho capito. Ma il nodo iniziale, dobbiamo capire come si fa. Dove il nodo? Questo qui, esatto. Sì, aprire il nodo, para il caldo. Ah, ok, è un nodo facile. Para la sabbia nel deserto, ho fatto il giro qui. Sì, sì, chiaro, chiaro. Oh, ci siamo. Allora, noi ormai ci siamo totalmente mimetizzati, cotonati, e andiamo là. Dove è nata la leggenda? Dove è nato Massimo Decimo Meridio, generale dell'esercito del Nord, comandante della legione Felix, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa. Io avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra. Massimo. Il sito è stato danneggiato dal terremoto del settembre 2023, che ha colpito il sud del Marocco. Questo è un mini trekking, dai, diciamolo. Una prima valutazione dei danni ha evidenziato crepe e crolli parziali, con rischio di ulteriori crolli. Non mi dà molto sicurezza questo passaggio. È sicuro? Vieni, guarda a sinistra ora.
Le strutture dell'Oxar sono realizzate interamente in terra battuta, mattoni, mattoni di argilla e legno. Però almeno qui è chiaro, uscita e to the top. Manca, qui è figa la vista. Figo qua, questo è un bel posto dove prendere il tè. Il luogo è stato usato come teatro di posa per numerose produzioni come Il Gladiatore, Lawrence d'Arabia, Le Crociate ed anche Il Trono di Spade. Ecco, guarda appunto l'arena del Gladiatore di Massimo. Bene, sì, c'è anche qui, c'è anche qui. Noi pensavamo, sentivamo la mancanza, invece non ci ha deluso. Gli occidentali sono passati anche da qua. Stone balance a manetta. Conquistato anche là. Stone balance ovunque. Ma non mi sembra una scelta saggia. Tipo che si arrabbia sulla casa battuta.